Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo nella sacrestia della chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie. Qui oggi con il nostro libro delle testimonianze, perché quale luogo migliore per raccontare la testimonianza di Rachele, che ci scrive dalla Sardegna. È una testimonianza ricca di tanta emozione. Dopo 13 anni di fidanzamento, ci scrive Rachele, abbiamo deciso di sposarci il 25 ottobre del 2003 con Agostino. Ma quanto più si avvicinava la data, più cresceva in me, scrive, un malessere, un turbamento, tanto che nel mese di settembre abbiamo annullato il matrimonio. Presa dallo sconforto per capire cosa fosse quel malessere, ho deciso di partire per la prima volta a San Giovanni Rotondo con l'allora fidanzata del fratello di Agostino. Fu un viaggio meraviglioso, alla scoperta dei luoghi più importanti della vita di Padre Pio. Al rientro avevo le idee più chiare su cosa avrei voluto da quel momento in poi, cioè vivere la mia vita insieme ad Agostino. Il problema del quando sposarci però rimase. Ansie, paure, incertezze mi facevano da padrona, finché a gennaio 2004 io mi ammalai di influenza mentre ero a letto con la febbre, passavo del tempo leggendo la rivista Voce di Padre Pio, venne a trovarmi il mio fidanzato e senza chiedermi come stavo sbottò dicendomi: ancora con questo Padre Pio? Io lo guardai e gli dissi: ma che fastidio ti dà? Agostino aveva solo 18 anni quando morì il padre, quindi fu costretto a prendere in mano le redini della famiglia, dell'azienda agricola, situazione che lo portò a perdere anche la fede. Fu proprio la notte seguente che Padre Pio gli apparve in sogno. Si presentò inginocchiato mentre era assorto in preghiera, con un rosario di legno scuro dal quale sgorgava abbondante acqua pulita. Padre Pio gli consegnò la corona del rosario che aveva tra le mani e gli disse: tu ti devi sposare e ti sposerai il 14 febbraio. La sera seguente venne a casa, mi raccontò questo sogno, questa visione, era turbato, stava male. Ma quando poi mi disse che ci saremmo sposati il 14 febbraio, come indicato nel sogno da Padre Pio, allora iniziamo a ridere entrambi. Perché sapevamo che sarebbe stato assolutamente impossibile, mancavano soltanto 20 giorni, non avevamo organizzato nulla per il matrimonio, a parte le pubblicazioni che ormai erano già pronte da tempo, stavano addirittura per scadere, il corso prematrimoniale che avevamo già frequentato mesi prima. I giorni passavano e nel nostro paese, siamo in Sardegna, Quartucciu, stavamo organizzando la posa proprio dinanzi al piazzale della chiesa parrocchiale della statua di Padre Pio. Giovedì 12 febbraio di sera, Agostino e i miei testimoni facemmo questa dolce scoperta. In un solo istante allora decidemmo che era arrivato il momento di diventare grandi responsabili, superare tutte le paure, tutti gli ostacoli. Era arrivato davvero il momento di sposarci e di mettere su famiglia. La mattina seguente, il 13 febbraio, andammo a cercare il sacerdote in chiesa, ma non c'era. Qualcuno ci indicò dove abitava, ci accolse a casa sua con stupore, chiese cosa volessimo: vogliamo sposarci domani? Domani? Come posso fare? Ho un funerale alle 15, poi la festa della benedizione della statua di Padre Pio alle 17. E se tutto va bene finirò per le 19:30. E noi, scrive Rachele, volevamo sposarci proprio alle 20. E così gli dissero: vogliamo sposarci per le 20, se per lei va bene. E lui subito: aspettate, voglio sentire il sacerdote che vi ha seguiti nel corso prematrimoniale. Chiamò e la risposta del sacerdote fu: sposali subito, anche se li sposi da soli in sacrestia con i soli testimoni, sposali. Dunque, fissata la cosa più importante, data e ora, c'era da organizzare tutto il resto. Avvisati i genitori, i nonni, in un attimo tutti i parenti e invitati a far parte della celebrazione nuziale, con stupore ma anche con grande piacere loro appresero questa notizia: abiti, scarpe, fedi nuziali, bouquet, trucco, acconciature per entrambi, fotografo, video, tutto in un solo giorno e mezzo. La facilità con la quale riuscivamo a trovare tutto quello che serviva per il matrimonio aveva veramente dell'incredibile, quasi come se qualcuno al nostro posto avesse proprio organizzato questa giornata per noi, nei minimi particolari. Soltanto una cosa non siamo riusciti ad avere, racconta Rachele: gli addobbi in chiesa, i fiori, nei banchi, come di solito si fa. Ma pazienza, potevamo farne a meno. Ore 20, 14 febbraio 2004. Con grande emozione entrammo in chiesa, io, Agostino,
i nostri parenti, amici. Per tutti fu grande lo stupore, la meraviglia nel trovare la chiesa perfettamente addobbata di fiori bianchi e rossi, identici al mio bouquet. Erano i fiori della festa per Padre Pio, per la benedizione della statua dinanzi alla chiesa. Poi la festa al ristorante. La mattina seguente portammo il bouquet ai piedi della statua di Padre Pio, in segno di ringraziamento per tutto quello che aveva fatto per noi. Partimmo in viaggio di nozze il 28 febbraio verso San Giovanni Rotondo e Pietrelcina. Ed enorme fu lo stupore nella chiesa della Madonnina della Libera, scrive Rachele, che mio marito riconobbe proprio nel quadro esposto a sinistra dell'altare lo stesso identico sogno avuto il mese precedente, proprio quando Padre Pio gli annunciava la data delle nozze. Comprammo la stampa identica al quadro e ancora oggi, dopo 19 anni, è con noi in soggiorno, che ci ricorda tutta la nostra storia del matrimonio organizzato da Padre Pio, perché noi siamo sicuri che sia andata così, noi con i nostri figli. Francesco Maria, 18 anni, Davide Maria, 14 anni, Nicola Maria, 8 anni. Tutti benedetti da un viaggio a San Giovanni Rotondo, prima della loro nascita.